Bene, ci siamo allora. Pare Dai. che un attimino se mi sia migliorata la situazione, niente più ego. Sì. Oh, Come? Fantastico. oh. Bene, qua dovresti appare una birra allora. Tutti vi si ci sentite Festeggiamo tutti? allora, festeggiamo con una birra. Wow. Facciamo finta che qua dentro c'è sta la birra. La Io borra. no. Lo vado a prendere. Lo sai che è ritornata? È La ritornata la borra, è borra. ritornata La la borra è borra. ritornata Ma nel perché la borra è nuovo un programma evergreen. della. No, la borra è ritornata nel nuovo programma della Greci sotto forma di info per dire che la borra era una cosa inerente alla pelle dei cavalli, cose di questo genere. Certo, E certo. quando hanno detto la borra, hanno inquadrato la Clerici. La Clerici aveva una faccia per dire: ma mi state pigliando per il culo? È la Tipo, una cosa tipica faccia da borra. Dopo essere diventato un meme. esatto. Ciao Bruno, No, grande. come? Ciao Si mocia Bruno. l'ego? Com'è possibile che si No, mocia no, l'ego? posto, risolto, risolto, risolto. Ah, ok, Yuri Brian Talbot, certo che l'ho letto. Brian Talbot l'ho letto 10.000 anni fa. Ci ho fatto pure un video. Il primo video che ho fatto tra gli 8 fumetti di Batman. Mi pare citavo Maschere, non mi ricordo neanche. Però sì, lo adoro Maschere, bellissimo. comunque, no, dicevo a inizio cosa, durante gli sproloqui degli Ari, dicevo che la Panini finalmente ha editato il volume unico di Creatura della Notte di Busiek e John Paul Leon, che vi consiglio di PA perché è tanta roba, non solo da un punto di vista artistico, che John Paul Leon, per chi non lo conoscesse, è uno dei massimi esponenti del bianco e nero e del chiaroscuro americano ed europeo, e per chi non conoscesse Busiek è tanta roba a prescindere, quindi ve lo consiglio a scatola chiusa. Io mi E sono sedato. per il prezzo è un ottimo prezzo, perché 25 euro per un'edizione del genere, secondo me, è difficile trovarla, perché è un'ottima edizione, curata benissimo, quindi li vale tutti. Andiamo. E con questi consigli sulla lettura Andiamo avanti. andiamo a sproloquiare con il nuovo format, ovvero Alta Fedeltà. Il nuovo format preferibilmente si prefigge di analizzare il corrispettivo in celluloide di alcuni fumetti con cui siamo cresciuti, insomma, e che ci ha svezzato, ma non solo quelli, anche altri fumetti. Corrispettivo, boh. Trasposizione Trasposizione, sì, vabbè, io perché per non più. utilizza trasposizione, che durante la settimana con i ragazzi delle facce di Trasposizione nerd lo transmediale, dico, poi. esatto, Fa lo dico moderno come 3-4 linguaggio. volte, esatto, lo dico sempre, quindi allora cercavo un corrispettivo. E niente, no, principalmente questo, quindi si vedrà quello che hanno combinato con la trasposizione, e in questo caso mi verrebbe da dire: è successo un macello, qualcuno ha sbattuto la testa Siete e tutti molto drammatici. ha fatto Sì, più danni troppo che altro, ma drammatici. non con tutte e due le trasposizioni, con una trasposizione solamente, e io lì ci avrei da dire tante cose, Io con ok? tutte e due invece ci farei tante Quindi cose. addirittura con tutte e due. Io Sì, sono sono molto più anche. moderato. Sono cattivo invece. Io Sì, sono quello anche. proprio del lato Oggi scuro. sono Carlo, molto più stasera. moderato. Quindi Tieni oggi conto che il di cartone. che parleremo? Parleremo di Asterix e Cleopatra, ok? Sia del fumetto di Uderzo e Goscinny, sia della trasposizione a cartone animato degli anni 70, se non erro 80, può essere. 68. Sì. Ah, pure prima, 68. 68. E poi del film con Monica Bellucci che fa Cleopatra, che già solo la Bellucci che recita, uno gli viene un minimo demagone. Io c'ho sempre un bellissimo ricordo della Bellucci sulle pagine di Chuck, la rivista mensile de cinema, dove Stefano Disegni la illustrava con il corpo della Bellucci, ma con la faccia da cane. E questo la René dice. Ferretti avrebbe qualcosa da aggiungere. Esattamente. Quindi, iniziamo, lascio la parola a una persona che ci è cresciuto con Asterix e che ne sa molto più di me, cioè Simone. Prego, Simone, Ok. introduci, vai. Allora, premetto che io ho iniziato a leggere con Asterix, quindi per me è il primo amore fumettistico e
e rimarrà sempre tale. Allora, piccolo accenno storico. Asterix nasce quando Goscinny e Uderzo provano a farsi pubblicare negli Stati Uniti e vengono rimbalzati clamorosamente. Loro avevano creato un personaggio che si chiamava Un Papà, che era praticamente un indiano d'America, e vuoi perché Goscinny non era bravissimo con l'inglese, vuoi perché gli editor americani gli hanno detto: ma scusa, ma perché dovete parlare di un nativo americano, voi che siete francesi non ne capite un cazzo e non li conoscete, no? Parlate di qualcosa che conoscete. Dissero quelli bravi in storia. Giustissimo. Parlate di qualcosa che conoscete. Rientrati con le pive nel sacco in Francia, Goscinny iniziò a pensare quale potesse essere il corrispettivo francese di un indiano, e gli venne in mente che la storia, quando era piccolino, quando studiava, quando era andato a scuola, gli parlavano dei galli, che i galli che avevano questi modi, e quindi gli venne l'idea di fare Asterix. Quindi Asterix nasce così, nasce da un enorme fallimento, e questo è l'inizio di come nasce Asterix. Asterix e Cleopatra dovrebbe essere, se non sbaglio, il sesto volume, ed è il primo in cui viene introdotto Idefix come personaggio fisso. Era stato introdotto nel numero prima, che era vado a memoria, il banchetto che dovrebbe banchetto, no, e doveva essere Asterix e in Gallia, il Giro di Gallia. Asterix e il Giro di Gallia viene introdotto, dovrebbe essere stato introdotto Idefix, ma che però non parlava, ok, nel senso non era importante nella trama, cioè veniva presentato come personaggio, ma non c'aveva nessuna funzione nella trama. Nessuna funzione nella trama. Qua è la prima volta che lui invece diventa protagonista proprio della storia, perché in certi punti è anche la svolta narrativa crea. Oh, che vi posso dire? Ah, un'altra cosa. Asterix, per chi non lo sapesse, anche se sembra un fumetto pensato per i bambini, era un fumetto pensato per gli adulti. È stato il primo fumetto per adulti fatto in Francia. Quello che si considera il primo fumetto per adulti fatto in Francia. Ma ed è penso un fumetto... che dalla prima trasposizione a cartone si noti questa cosa. Ma nel fumetto si nota molto di più. Perché è molto satirico. È un fumetto molto satirico. Voi dovete sempre immaginare questo. Quando guardate Giulio Cesare... è Napoleone. Sì. Lui è Napoleone, è la grandeur francese. Ok? E dovete sapere che Goscinny e Uderzo erano due immigrati, non erano francesi. Uderzo era italiano e Goscinny era polacco. Sì. Quindi loro prendevano bonariamente in giro la grandeur francese, che era stata enormemente ridimensionata dopo la Seconda Guerra Mondiale. Perché i francesi dopo la Seconda Guerra Mondiale, loro hanno fatto una sorta di opera di autoassolvimento, cioè si sono detti: noi abbiamo vinto la guerra, noi abbiamo combattuto contro i nazisti, ma in verità loro sono stati un popolo sconfitto e occupato e che formalmente ha combattuto la Seconda Guerra Mondiale, ma di fatto non l'ha combattuta quasi per niente. Sì. Però loro se la raccontavano, e Goscinny e Uderzo portavano un po' in giro questa cosa, questa voglia di essere ancora la grande nazione quando invece ci si arrende alla prima necessità, esatto, Francia. Che non era più, cioè era stato dimostrato dalla storia che non lo erano più, e so, quindi della serie Iete via Sciabotti, insomma, esatto, bravissimo. Qui Olga Fernando potrebbe tradurre Iari con un Sciabotti è Sempliciotti. Okay. È Sempliciotti, esatto. Fantastico, okay. Proprio. Sì. Nella fattispecie, questo fumetto porta per il culo anche un'altra grandezza, quella americana, perché sì. È una grandissima parodia del film americano, quello con Liz Taylor, che ha fatto praticamente fallire la Paramount, se non mi ricordo male. Sì, Antonio e Cleopatra. Esatto, Antonio e Cleopatra. E lì, anche lì porta per il culo il fatto che gli americani facevano all'epoca sti mega colossal, tutti cartonati, mega cartonati, che non c'aveva nessuna attinenza con la storia vera, ma che
erano sti carrozzoni che costavano pazzeschi. Un sacco di soldi. Esatto. Poi a proposito, questa qua è una cosa, Asterix non è sicuramente un'opera di realismo storico, però tante no. cavolate comiche che tira fuori, cioè è chiaro che Guccini e Uderzo hanno letto un sacco di storici latini e greci, anche se uno guarda e... soltanto dettagli e così via, tradotti ma anche magari, come ricostruzione, anche come ricostruzione per tante cose, anche solo il lessico e così via, diciamo che è piuttosto approfondito per i tempi. Poi mi pare l'hanno scritto nel 63, quindi comunque in un'epoca più passata di oggi, dove si sapevano meno cose di oggi, comunque non diamo per scontato sì. 50 anni di tempo, non è fatto male. No, no, anche ma anche nelle stupido. Ricostruzioni pensa che soltanto... ha fatto Guccini a livello di disegno sono molto molto accurate. Cioè, il cartone animato, i fondali, che avrà tanti difetti, ma i fondali sono fatti molto bene, secondo me, in quel cartone rendono bene il fumetto. Ma in realtà tuo difetti è, cioè, tra virgolette, perché comunque va contestualizzato nel suo tempo, cioè era fatto con gli strumenti che c'era. Certo, il cartone. Con la qualità delle pellicole che c'era, con la qualità di tutto il resto. No. Se lo contestualizziamo, secondo me lì quel cartone prende una grossa cantonata. Cioè nel 67, allora, i mezzi magari economici sono squilibrati. È quello. Però se noi pensiamo che comunque negli stessi anni ci stavano grossissimi film. Parlo solo che l'anno prima soldi, Disney però. Aveva fatto Il libro della giungla. Cioè al di là della colonna sonora di Luis Prima, cioè lì proprio ci sta a livelli grafici d'animazione molto, no, molto alti. L'animazione è un po', si vede che è un po' fatta un po' grossolana. Un po' grossa. Sì, ma è bisogna grossolana. Vedere anche quello che l'animazione... c'è. Però cioè non è l'epoca. Non parliamo di un prodotto a budget infinito come già poteva farlo altra gente. No, ma pure quelli lì non è che erano i budget di oggi, però comunque ecco, non parliamo di epoca, parliamo allora di mezzo, perché l'epoca... Allora, mettiamola così, a livello di produzione, per essere una produzione comunque sia francese, il fatto di vedere delle animazioni così fluide, all'epoca si era viste solo tramite... lo studio Bozzetto, okay. Io stavo pensando esatto, Bozzetto solo... meno Zack a livello esatto. di fluidità, magari Zack non era così fluido. Però esatto, però sì, diciamo cioè, Disney... che non era così bravi come loro, e quindi era una via di mezzo tra Bozzetto e i cartoni animati di Charlie Brown dei Peanuts. Era una via di mezzo tra quelle due cose, quindi richiamava tantissimo Charlie Brown, ma c'era, come ha detto anche il Conte, quelle leggerissime sfumature che te lo faceva differenziare da quell'altri cartoni magari, perché c'aveva i fondali effettivamente carini, quindi si basava anche sui loro punti forza, diciamo, sì. Magari le animazioni non è fluide, però almeno diciamo le scenografie facciamole bene, ok? E un po' si vede, certo, e però la musica è... anche la musica, sì, dopo recupera tanto sulla musica. Se poi ci metti pure il doppiaggio italiano, che anche all'epoca era nettamente migliore rispetto a quello inglese e francese, lì noi da questo punto di vista siamo stati molto più fortunati. Pensa che il film riesce a sbagliare anche nel doppiaggio, perché avrebbero potuto tranquillamente far doppiare qualcun altro la Bellucci e sarebbe migliorata la parte. nel live action. No, io mi riferivo alla cartone, cioè anche andava bene tipo anche la Bellucci dicevamo... con la voce di Stallone era meglio. Il live action è stato un film, uno dei più costosi che hanno realizzato in Francia, ho letto, e soprattutto c'è un cast di della Madonna clamorosi di cinema fatto in Francia. È stato un successo commerciale della Madonna quel film. Cioè, uno dei più grandi panettoni della storia del cinema francese. Ma quindi... c'è un cast. Sì, quando è uscito era tipo il record. Poi magari è stato battuto da qualcun altro. Adesso ragazzi, prendiamo le film francesi. Però ha fatto comunque un gazziliardo di euro. L'attore che fa numero bis è un comico quasi amici. Della Madonna. È Quasi Amici, che è un bel film. Ma Quasi Amici è un bel film. Quanti anni sono passati da quel film? Quello sarà del 2002-2003?
sì, una cosa del genere. Mettiamo... 2004 addirittura forse, a occhio le tette della Verlucci stava sul 2003-2002 più o meno. La Verlucci stava in forma. Beh, lì stava in forma tanto. Che ne diremo tra 17 anni, 18 anni dei blockbuster di oggi, di un Avenger tra 18 anni? No, ma questo è francamente imbarazzante proprio sotto punto di vista. Non lo salverai mai, cioè non credo che lo potevi salvare neanche all'epoca, cioè no. Sono delle cose no, che ma all'epoca io mi ricordo 2002, comunque mi ricordo le recensioni su Chuck di cui prima le recensioni su Chuck, le recensioni anche sui primi blog, diciamo, che scoprivo da me, sto film era, cioè, chiunque che lo vedeva, anche un bambino come me all'epoca, diceva che è sta merda, cioè... è una robetta. Sì, io ragazzi, cioè... una piccola lancia a suo favore, vorrei spezzarla, non per parlare, ma infatti io non mi sento però... nemmeno di massacrarlo. Una cosa che comunque bisogna riconoscere, uno può dire nessuno ha costretto il regista a fare questo adattamento, si sono trovati di fronte a un'operazione molto strana e non semplicissima da fare. Da una parte rifarlo paro paro, che è una cosa che hanno seguito comunque per un 90%, riprendere le battute del fumetto. Si sono presi poche libertà. È un'esperienza narrativamente insoddisfacente per oggi, gli manca un arco forte, questo genere di cose. E secondo me una mossa l'hanno azzeccata, hanno dato più spazio al numero bis, poi più o meno come gli hanno dato spazio purtroppo è una un motivo, è perché comunque quell'attore lì è tanto forte in Francia, cioè è uno dei comici più forti che c'hanno. Io c'è stato questa cosa, mi ha fatto venire in mente a un momento di quella pellicola che io ho detto mentre lo vedevo, oddio, ma non è che e era quando Numero Bis chiede che vengano piantate le palme e Panoramix fa tutto quel discorso dove dice no, perché una cosa non può alterare la natura all'oggi al domani, è così, e io dico cavolo, ma se succede qualcosa già con Numero Bis, alla fine il personaggio emerge, poi gli dà subito i semi per le palme e piantano le palme, cioè che con la scena con la silhouette è pure bella da vedere, però nel senso sì, lo spazio in Numero Bis poteva essere usato come un pochino con la scena dentro la piramide che li fanno litigare, così pare che non collaborano più come amici, invece quando si chiedono scusa arriva Idefix. Ci hanno provato, hanno fallito miseramente nel farlo, Guarda, però bisogna riconoscere che un mezzo tentativo l'hanno fatto, Però c'è una, se posso permettermi, una citazione molto molto colta e metafilmica all'interno di questo film, che è una monnezza clamorosa, ma c'è questa cosa, quando Gérard Depardieu cita Cyrano giusto, che giusto. Lui ha interpretato come Cyrano, giusto, è sì, vero, è vero, quello me lo ricordo, e fa una, dice due o tre battute di Cyrano quando parla del naso della Sfinge, sì. io ho detto cazzo, però vedi, io ho perso un'altra lancia a chi ha adattato il doppiaggio quando hanno chiamato uno dei collaboratori di Numero Bis Fumo la Shish. Ah sì, quello. Bravo Iari. Questa è stata la faccia mia, è stata questa. Che oh, se c'era Leone a guardare il film e gli attappavi le orecchie, non perché ha sentito Ashish, ma per la cringiata, no, che poi l'altro era una roba con la diarrea, non mi ricordo. Vedi, e morroidix, una cosa del genere. Io mentre ero quel film non vedevo un film del genere veramente da tanti tanti anni. È una, sai che c'ha di brutto? Di brutto forte è che è trash, ma non vorrebbe esserlo. E tutte quelle cose che alla fine risultano trash quando non cercano di essere trash, purtroppo è perché sono brutte. Se come le giri sono brutte. È un film grigio. Dopo è chiaro che se pigli la Bellucci, la festa zitta, la salvi. Cioè, ma la telecamera incede sulle chiappe e sulle bocce, che è una quantità indescrivibile. Le volte Andiamo lì così nello specifico.
No, ma non è che ti no, per questo nel senso che non è che ti limiti a giocare col fatto che prendi una bella donna per interpretare un personaggio di una bella donna, che anche nel fumetto viene detto molto spesso. È proprio che l'inquadratura, cioè il genere, nel senso, tu vuoi che l'occhio dello spettatore stia sulla chiappa, non sulla bella donna in generale, ma proprio sullo spacco del culo. Cioè, poi fatto... nel fumetto sì, è una bella donna, ma come sempre Goscinny, scusa Uderzo, non rende le donne molto poco sessuali, per quanto belle, attraenti o comunque che fanno innamorare le persone. Non c'è mai la componente sessuale pruriginosa. Asterix è neutro in questo senso. Infatti lei nel fumetto che nel cartone è connotata caratterialmente più che esteticamente. Esatto. Come una matta. È una matta perché è Liz Taylor che era matta. Anche tutta la gag del naso, che nel fumetto c'è, che poi si perde sia nel cartone che soprattutto nel film, è per portare per il culo la Hollywood, che ha fatto fa Cleopatra una che c'aveva il naso dritto, sì, dritto all'inzù, sì, quando Cleopatra era notorio che c'era un naso storto. Esatto. E la battuta di Zigiliano del numero visto sul cartone, si fece fare la plastica. Esatto, capito? Cioè, lui non riusciva a accettare l'idea che Hollywood avesse messo questa qua con il naso all'inzù a fa Cleopatra che era notorio che c'era un naso storto. Ci avessero fatto pure una campagna di marketing spietata, era i costi della Golden Age, cazzo, ragazzi. Pure le battute La campagna marketing del film live action si basava tutto sulle allusioni sessuali, e trailer confirmed questa mia teoria, sulle allusioni sessuali nei confronti della Bellucci. Era tanto pruriginoso, anche il primo film era pruriginoso, cioè, qualcosa con Letizia Castagne. Sì, c'era Letizia, era tanto pruriginoso. Io ho un ricordo del primo film, l'avevo visto pure al cinema ragazzino e poi l'ho rivisto. Sì, c'era sto bambolo, cioè ci dovevano c'era la bambolona in mezzo, capito? Ma in un film commerciale, su un blockbuster, ci sta la bambolona, nel senso, è assurdo che un fumetto che prende per il culo il blockbuster, proprio specificatamente, dopo quando si traspone quei canoni lì. Però al di là di questo, io il primo, visto che è stato nominato, non so pure voi e chi è a casa, io me lo ricordo che c'era una trama, cioè quello sì, con il primo era un film, era un film, era un riadattamento, comunque non riuscito della... sempre comunque non è che sia molto film. Meglio sì io non avanzavo, non ricordo. Ragazzi, a casa che dite, vi ricordate? Cioè, se era una porcata, cioè, perché veramente tipo farsi due canne non basta. Cioè, questo è un film che ha fatto bicchieri. Ha fatto bicchieri pieni di canne. L'alcolismo diventa un pregio. Grande. Comunque mi dissocio da tutto quello che dice Carlo. Voi non lo sapete, quella è una bottiglia di birra svuotata e riempita con grappa pura a 90 gradi proprio. Saria, ci vogli un motorino, ci vogli un quello che serve per miscela. Fare le live. È la miscela per il 50. Poi ci dissociamo subito. Modificato. Cioè, però voi siete delle carogne, mentre parlate io prendo un po' di vino, mi faccio un bicchiere. Perché siete delle carogne. C'è da dire anche un'altra cosa, che secondo me... Mo ormai siamo piato la vena di insulti verso il live action, quindi ragazzi dovete bozzare un attimo. Vabbè, ci sta anche da dire era nota dolente, esatto, sul live action, come diceva Carlo prima, è vero, il primo film era sicuramente più film, seppur comunque non riuscito come questo, però ci provava e effettivamente poteva essere anche abbastanza godibile anche per un pubblico dei bambini, dei frechi. E da sto punto di vista, però, sto film qua c'ha tutti i difetti dei film nord europei o spagnoli, ovvero è un overacting continuo dove fondamentalmente, per sottolineare il fatto che si tratta di un fumetto, tutti gli attori, esclusa
Cleopatra, perché ovviamente la Bellucci nemmeno l'overacting riesce a fare a Bora Stella, quindi non è... Come fai a fare fa overacting alla Bellucci, scusa? È impossibile, lo so, me ne rendo conto. La però... fai doppia, non lo so, da boh, da Christian Jansante, da chi la fai? Esatto. Chi? La Bellucci? Ma perché si è persa, secondo me, un po' quella vecchia tradizione tutta italiana di doppiare gli italiani, o di comunque di quando c'hai un'attrice che ha una bella figona, come si faceva negli anni 60, ma parliamo anche del film dei Monicelli, dei Visconti, c'hai una bella donna o anche con bell'uomini, quello che sia, ma non sa, non recita bene, parla male, comunque il lato, diciamo, della voce non è buono, la fai doppiare un professionista. Ma il problema della Bellucci, secondo me, è che allora, lei c'ha, viene da un background dell'Italia, quella un po' più rurale, poi non ha mai ingranato bene l'italiano, è partita col francese, gli si è storpiata tutta la lingua, macello, dopo vedi che succede. Oh, regà, è umbra, cioè sta vicino a Noadri, questa parla lo dialetto, gente, non, è... Raga, non è un'attrice. Non è un'attrice, non è un'attrice, no? Io non voglio citare anche se forse su, guarda, Boris, però guarda, cioè, queste carriere che nascono, no, non è un'attrice, ma non c'è niente da dire, non... carriere basate sull'amore infecondo, cioè, sembrava reggere sul secondo film The Matrix. Cosa reggere? Che cosa? Vassoio che reggeva? No, quando fammi finire. Vassoio. No, sembrava regge perché non parlava. Nel momento in cui ha iniziato a parlare è crollato tutto, capito? Quello volevo dire. Comunque, ritornando al discorso di prima, dicevo che sto film c'ha una grossa pecca, che tanti film francesi e spagnoli, soprattutto sti due, non a caso li piglio. Perché appunto c'ha l'overacting e quindi di conseguenza fanno tutte smorfie, tutte cose troppo complesse da riuscire a definire su schermo. Insomma, sembrava di vedere una puntata del Paso Adelante certe volte. Sì, cioè, è un programma che io vedevo, oltretutto. Anche io. Allora, chiunque adesso, ci sta 13 spettatori, 5 qua in mezzo, forse Simone si può salvare, ma se nessuno qua, qualcuno dice che non ha mai visto Paso Adelante, mente. Io voglio aprire un secondo, una piccola parentesi, passo davanti, ed è quando sei abituato dopo pranzo che stai sparapanzato sul divano. Vabbè, ma io venivo dalla danza, potevo non guardare. E te pigli tutto, e finiti i cartoni, finiti i Simpson, sei abituato a pigliarti Dawson Creek, Beverly Hills, sì, ste cazzate, sì, veramente. Non, ma Dawson Creek era... Ti parte un telefilm spagnolo, la musica, i balli, dove hanno i bagni in comune, ci sono le donne con le tette di fuori, e ecco, tu c'hai 15-16 anni. Per me era una roba normale, cioè quello era il mio mondo. Che dopo pranzo incredibile. Cioè, capisci che io vedevo, ma allora non è solo una roba mia, allora esiste lungia, anche dai, fuori. Cioè, lancia quel faffo e non Paso Adelante è il programma con le bocce. È un programma spagnolo, una scuola di ballo, tipo Saranno Famosi. C'era la sorella minore dei... Veniva da quella scia di Fame, però, raga, Fame qua. Fame era un altro livello, No, cioè certo. Fame non si tocca. Certo. Fame non aveva bisogno delle pocce per tirare avanti. Esatto. Fame non si tocca proprio. Ma anche il livello, adesso io, piccola digressione, ma anche il livello proprio di... quello che facevano vedere a livello proprio di danza e di produzione musicale e di tutto il resto, non ce n'è proprio. Iari è ballerino, non è che parla così ad cazzum quando dice tecnico e non gli altri stiamo per dirne una, cioè, l'attore che faceva Leroy in Fame non era bravo per finta, era bravo veramente, cioè, era un ballerino della Madonna. Ma torniamo in Francia. Torniamo in Francia. All'overacting del live action, esatto, che abbiamo concluso. Allora, domanda per tutti. Sì. Allora, secondo voi hanno colto lo spirito del fumetto sia nel cartone che nel film? Nel film neanche stiamo a parlarne, perché
Sì, è abbastanza chiaro. Ovviamente no. Il film non si è capito niente proprio. Nel cartone hanno colto lo spirito del fumetto o no? Secondo voi? Ci siamo andati molto vicino. Chi comincia? Vai tu, Simo. Io dico la mia. Allora, secondo Momo me, intanto, ciao Momo. Ciao, secondo me c'è molta più, come si dice, vicinanza tra l'opera a cartone animato, il lungometraggio animato e la controparte cartacea, di quando ce ne possa essere, non che sia difficile, ma di quando ce ne possa essere con la parte filmica. Ora è chiaro che io non mi rendo conto benissimo di determinate dinamiche perché non ho la conoscenza e la competenza tecnica, però so due cose che è tutte e due godibili come opere, tanto secondo me. Dopo è chiaro che magari l'opera a cartone può essere invecchiata male, quello è comprensibile, però io la trovo affine, fedele non 100%, affine molto, tanto. Ok, nessuno è d'accordo. No, allora non lo so. Sto pensando una cosa che riprende, cioè secondo me una cosa che riprende bene e che guarda azzardo pure di più, in parte riesce pure a riprenderla anche il film, questo singolo aspetto del fumetto, la scala. Asterix e Obelix in questa avventura fanno una parte piccolissima in un gioco più grande. Tutto parte dall'arroganza dei due personaggi, Cleopatra e Cesare, il cui status quo non viene mai messo in discussione nell'opera. Al massimo si può intervenire, cioè tutto quanto comunque parte da una loro scommessa, non da una cosa di necessità, l'incidente scatenante. E per numero bis, e poi eventualmente per i galli, che diventa loro sono travolti una questione di sopravvivenza. Esattamente, sì, anche questa sono cosa qua, crisi. Il cartone tutto sommato, in maniera forse un po' più superficiale, perdendoci meno tempo, la riprende, e anche il film non la rovina troppo questa cosa. Trame sentimentali, combattimenti di kung fu, a questa roba non la vanno. Il film sbaglia in questo, secondo me, nel lasciare troppo alla didascalia la spiegazione di quello che succede, nel senso che quello che ho notato è che troppo spesso c'è il personaggio di turno che o fa lo spiegone o riassume qualcosa che... esempio stupido, i pirati. Quando compaiono i pirati nel film te fa subito il riassuntone del perché questi ci avranno paura dei galli quando li vedono. Sì, quello lì forse, quello forse è dovuto proprio per essere più piglia tutti, ci avevo pensato. Per spiegarti, che tra l'altro è una delle cose che sul cartone, secondo me, cioè io quantomeno ridevo come uno stronzo da piccolo e rido ancora da grande quando la vedo. Quella vabbè, scena dei pirati. Le gag dei pirati è un classico di arte. I cagalli, io collasso, sì. Non gliela faccio. Per me è il top. Che poi abbiamo visto i disegni comunque diversi dal fumetto e dal cartone solito, esatto. Quello tipo magari gli episodi successivi, che questo è il secondo cartone, come il primo aveva dei disegni pure quelli molto più grezzi, però il primo me lo ricordo meglio, non l'ho rivisto, sta sempre su Amazon Prime, se no gli do un'occhiata. Poi vabbè, io adesso non mi rendo conto, però una cosa che ho trovato, secondo me piccolo sforzo l'avrebbero potuto fare nell'adattamento italiano della parte cinematografica, è stato quello che è stato sempre fatto con i doppiaggi delle parti a cartoni animati, ovvero la regionalizzazione dei vari personaggi, che ormai non si fa più da nessuna parte. Però i pirati veneti ci stava, anche se era vichinghi, lo sappiamo tutti che era vichinghi, sì. però chi ha detto l'arrembaggio? Io imbattisco. Vabbè, raga, è come i Simpson che esatto, visto che tanto nei Simpson abbiamo quelli che può essere sardo, eccetera, eccetera, ma perché non insiste anche nel film? Secondo me non è una cosa bella in senso lato, cioè a me mi è capitato di vedere delle regionalizzazioni brutte, è molto in base alla, secondo me, a proprio alla bravura dell'attore, lo dico bene,
Cioè, se sei uno veramente molto bravo e magari, come diciamo, Willy, cioè te la giochi sul sardo, l'ignoranza dello scozzese, oppure il lassismo del Winchester, lo fai parlare in napoletano e lo doppi coi controcoglioni, bene. Ma vabbè, se... Winchester fondamentalmente è Aldo Fabrizi. Ci sbagliamo, Winchester è il doppiatore di Tony Stark, eh? Sì, sì. Angelo Maggi. Napoletano. Angelo Maggi. Non no, è no, sì, aveva, però allora, Angelo, una persona Angelo che può passare da Winchester a altri registri. No, ma Angelo Maggi, il doppiatore di Winchester, è anche il doppiatore, uno dei doppiatori ufficiali assieme a Luca Ward e Robert Downey Jr. Esatto. Ok. E oltre a quello ha doppiato il più famoso di tutti, che non è Robert Downey Jr., ma è Michael C. Gingley, ovvero coso, il dottor Cox. Ha doppiato Tom Hanks. Esatto, ha doppiato Tom Hanks. Okay, è uno dei doppiatore ufficiale di Tom Hanks. E lui stesso ha detto, Angelo Maggi, nel momento in cui ha vinto il provino per fare Winchester, questo su una delle mille interviste che si trova di lui, praticamente ha detto che i Simpson appunto dovevano andare avanti per caratterizzazioni regionali per renderlo più appetibile possibile a tutti. Alle persone, esatto, che lo vedevano per la prima volta all'epoca, quindi inizio anni 90, e vedendo Winchester a lui gli è venuto in mente, a parte Aldo Fabrizi, la parlata di Aldo Fabrizi perché comunque fisicamente c'è sta pure, effettivamente pare Aldo Fabrizi Winchester, gli ridà un po'. E poi ha mischiato il romano con il fatto che il nonno suo, De Angelo Maggi, del doppiatore, se non erro, era napoletano. Quindi ha mesciato le due cose e è scappato fuori Winchester, capito? Però un conto è farlo, come si diceva prima, in maniera cosciente, con cognizione di causa e funzionale al prodotto. Un conto è, come diceva Carlo prima, che invece di buttarla là, capito? Che scappa male, perché tutte le volte che comunque, fateci caso, qualche comico o comunque qualcuno vuole doppiare un marchigiano stereotipato, è quello delle zone è quello delle zone nostre, Fermano Maceratesi, però più e non interno è... si cerca sempre l'interno. Nemmeno, no, non è mai la costa che no, lo rendono ciociaro, un po' più greve, un po' più non... Perché non ci è sono delle forti similitudini. Non certo. È marchigio. A me piace molto i film vecchi dove ci stanno proprio le marche. Cioè, in alcuni casi c'è anche comunque proprio un problema che se stai facendo un doppiaggio, c'è una settimana per fare il casting, stai a Milano, esatto. Esistono solo 2 milioni esatto. di marchigiani in tutto il mondo, e se non c'è un doppiatore di quella zona a Milano disponibile in quel periodo, figli un ciociaro perché il dialetto che gli assomiglia di più, esatto. E ci sono molti più laziali, cioè... Sì. Per i dialetti meno frequenti delle regioni demograficamente più piccole, comunque è normale questa cosa. È come quando sullo special Halloween dei Simpson c'è stava Pierce Brosnan doppiato da Luca Ward, nel momento in cui Homer gli toglie la memoria come 2001 di Stai nello spazio, inizia a parlare in giociaro la casa, il cervello della casa automatizzata dei Simpson. Perché Luca Ward è di Latina, quindi. Dalla chat ci ricordano il Domburo di De Sica. Sì, esatto. Assolutamente tristissimo. Esatto. A livello di tristezza, sta molto vicino a il Rugandino fatto da Celentano. Da Celentano. Cioè, proprio siamo lì, siamo a questi livelli lì. Ma il film post-apocalittico di Celentano degli anni 90, Fallout, no, Celentano, voi l'avete mai visto? No, proprio la fine di Gesù Cristo. No, stiamo deragliando. La fine degli anni 90. Stiamo deragliando completamente. Con scenografia da Mad Max, dove arriva dalla Spagna e alla fine si scopre che è una reincarnazione di Gesù che deve fermare una mega corporazione tipo l'enclave, capito, del passato. Ma tu mi hai svoltato la serata. Scusate, allora io qui direi che la prossima analisi dovremmo farla su Adrian. Questa è una perla, Adrian.
Allora, c'è una Momo diceva qualcosa, poi ritorniamo alla domanda di Simone, che è un po' il fulcro della serata, della prima parte. Io non ho apprezzato i film, dice Momo, live action. Secondo me hanno snaturato ed esasperato una comicità che era estremamente equilibrata e raffinata. Hanno macchiettizzato goffamente quella che era una macchietta, tra virgolette, voluta ed intelligente. Beh, condivisibile. Sì, sì, assolutamente. Totale. Umorismo completamente sbagliato sul live action. No, ma poi dico una cosa: DreamWorks non c'entra niente. Fatto male, oltretutto, non fatto bene come i film DreamWorks. Però non c'entra niente. Ci sono DreamWorks, per carità. Certo, c'è una cosa importante: Uderzo era molto, molto bravo. Sai, i tempi comici nel fumetto. E lui usa. Se tu leggi i fumetti, lui ha dei tempi comici molto, molto precisi e molto perfetti. Quando ti farete il balbettio dei pirati, è perché è inserito in una situazione comica perfetta, cosa che riesce molto in parte nel cartone, perché devono allungare una storia che è corta, perché facciamo conto che è 60 pagine una... Una storia di Asterix. Bravo, è quello il problema. Ecco, nel cartone devono allungarla, devono stiracchiarla, e quindi i tempi comici un po' si sfilaccia, si perde. Nel film li scazza completamente. Tutti, proprio tutti, non c'è idea di quello che sta. Cioè, il cartone, bene o male, già le sue gag funzionano, esatto. Le dilatano un po', le sfilacciano, perdono la potenza. Sì. Che c'hanno nel però fumetto, però ci sta ancora. Però sì, 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 sì. Questo hai detto. Allora ritorno alla domanda tua, quella iniziale. Lì quello che secondo me c'era o non c'era, il cartone, ad esempio, secondo me c'è sotto tantissimi punti di vista, come abbiamo detto. Però è proprio questa dilatazione dei tempi che è quello che danneggia più di tutto, sia le battute che il contenuto del fumetto. Che comunque ci sono tutta una serie di riferimenti al lavoro che vanno persi e totalmente snaturati in maniera assurda nel film. Però sì, fondamentalmente il film non c'entra niente, cioè proprio su un altro canone. Il cartone sta su quei canoni, ma a mio avviso, e oltretutto dura un'ora sola, si perde troppo, cioè si dilunga troppo, e si vede che comunque voleva giustamente giocarsi la carta: siamo un film animato, facciamo vedere che siamo animati. Cioè, gli sfondi beh, disegnati, pittorici, fighissimi, e saranno comunque un marchio di fabbrica di tutti gli Asterix, anche andando avanti. Ma anche tutte le animazioni di sottofondo, cioè tutto quel brulichio di azioni che vengono fatte, che mi ricorda Futurama, i film di Harold Zoid. Cioè, nel senso, abbiamo riempito sto film ed è sto brulichio perché stiamo a fare un cartone, quindi ci abbiamo una cosa e ci abbiamo la musica, che secondo me se l'hanno giocata benissimo, quella carta lì è una cosa che... Allora, all'epoca era molto più accorti rispetto ad adesso, dove l'importante è che se produce e poi magari se scappa fuori una merda non è un problema, perché tanto il fandom ormai te la sei fatto, ok? Capito, all'epoca sì. Lascia perdere che la DC Comics, DC Warner, riguardante il compartimento dell'animazione, so, caga in testa la Marvel. Caga in testa la Marvel dall'alto. Caga in testa, esatto, al cinema Marvel con gli con me sfondate una porta aperta. Cioè, nel senso incisissimo. DC quando inizia a fare le cose seriamente con l'animazione figa, questo nuovo universo, uno dei primi artisti che chiama la sceneggiatura, che non è la primissima cosa in un cartone animato, ma ovviamente è fondamentale, Joe R. Lansdale, cioè senso che per seguire Batman la traccia di Lansdale, che si rifaceva comunque a Morrison riadattandolo, hanno pigliato De Matteis, la separa da quattro pellicole a catena, una più figa dell'altra, poi ci sta pure altra robetta interessante. Vabbè, comunque per dire che torniamo in topic, vi prego. Esatto, che all'epoca le cose si facevano un po' più con del senso, diciamo, e soprattutto con molta autocritica, quindi loro erano certi e sicuri che l'animazione non potesse essere tutta sta gran cosa, e dove sopperivano in questa cosa qua, di conseguenza riuscivano appunto a ristabilire l'ordine anche grazie alla colonna sonora, che comunque se tu senti la colonna sonora di Asterix Obelix, il cartone animato di Cleopatra,
la riconosci a volo, cioè è molto riconoscibile, capito? Come tutto il tema d'Asterix, quello perenne. Esatto, sì, chiaro. Clamoroso, stupendo. Sì, infatti, poi diciamolo, cioè io critico, io barblatero tanto contro, e però grazie a questo e la seconda pellicola, da qui in poi tutti i film da Asterix animati saranno delle bombe. Ci sarà dietro più finanziamenti, più soldi, quindi sia l'animazione. Già le 12 fatiche è qualcosa di incredibile. Le fatiche è commovente. Ma ci sta Asterix in Bretagna, c'ha una regia. Asterix in Bretagna è bellissimo, però le 12 fatiche preferisco. Non ci credo. Vabbè, ok. Conte? Che altro gioco per queste cose? Ma adesso dovevi dirci tu invece quello che aveva colto bene come allora, spirito e quello che non aveva colto. Secondo me, allora, visto che avete ormai aggiunto tutti la vostra opinione, secondo me, allora, allora, né il cartone, volutamente, dico, né il film, perché è fatto proprio male, non hanno proprio colto lo spirito. Allora, il cartone perché ovviamente è pensato per un target diverso. Il cartone è fatto per i bambini. Sì. E come dicevamo all'inizio, Asterix non è fatto per i bambini. Allora, bisogna innanzitutto, apro una parentesi, bisogna fare una grandissima ode a Marcello Torinelli, credo si chiami, Marcello Marchesi, che era il traduttore che tradusse per la prima volta in Italia il Asterix, che ha fatto un lavoro di adattamento della Madonna, perché Uderzo, non essendo comunque francese, giocava sulla lingua francese in maniera assurda, con giochi di parole, doppi sensi, cioè ogni battuta non conosco il francese, però so che suona completamente diverso e c'ha un senso tutto suo, che lui ha dovuto riadattare in italiano in maniera difficilissima. Praticamente se l'ha dovuto inventare, sono pazzi. Ma sa, praticamente ha dovuto reinventare una comicità, cioè ha dovuto capire la comicità di Uderzo e rifarla con l'italiano. È una cosa assurda, ha fatto un lavoro della Madonna. Ovviamente questa, tutta sta roba è persa nel cartone, ma è persa perché? Perché Uderzo, quando scriveva per gli adulti, quindi sta un sacco di riferimenti, cioè tutto. Allora, il fatto che Obelix rompe il naso della Sfinge nel cartone è un evento così. Nel fumetto è costruito perché ricorda il fatto che i francesi hanno rotto il naso della Sfinge veramente durante l'epoca napoleonica, durante le battaglie napoleoniche in Egitto. Con un colpo di cannone hanno proprio rotto veramente loro il naso della Sfinge, cioè, capito? Lì era un ulteriore portare per il culo i francesi, vedi? Cioè, dove andate, fate comunque i danni, siete i cafoni che fanno i danni. Li nascondiamo sotto la sabbia, nessuno lo vedrà. Esatto, dei cafoni. Che è una chicca, che è quello che dici, farlo rimarcare. Comunque io mi dissocio da quello che dice Simone, che i francesi non sono cafoni. No, beh, lui li vedeva così. No, allora, lui era bonariamente. Lui ha fatto un'opera, secondo me, di una intelligenza clamorosa, che è stata questa: prendere portare per il culo i francesi senza farli incazzare. Che è una cosa difficilissima. Oh, raga, cioè, è patrimonio nazionale Asterix per loro. Sì. Cioè, hanno anche un barco a tema, Asterix è la cosa più francese che c'è. Però, allora, il bello è che loro, fondamentalmente, hanno detto. Voi siete i Asterix e tutti quanti i Galli, ma in verità loro sono cioè Parigi e la Francia è Roma. Sì. Perché se tu ci vedi, prendi Cesare, lo vedi che c'ha la stessa coroncina e la stessa pettinatura di Napoleone, i capelli schiacciati nel fumetto, i capelli schiacciati e la coroncina. Che non è dall'oro, cioè che è proprio la coroncina quella che c'è Napoleone. Ma non è l'iconografia. Cioè, Napoleone stesso che si rifà a Roma. Sì, degli imperatori. Esatto, no, perché era un imperatore, no? Certo. E lì lui, capito, è quello. Però gli dice: no, ma voi siete i Galli.
da una parte voi siete i galli, siete irriducibili, però siete anche quegli altri, capito? E è, ora, ha fatto un lavoro della Madonna, perché comunque i francesi l'hanno capito alla fine sul lungo periodo, però gli rimane sempre la cosa che sì, beh, comunque siamo anche i galli, cioè, per è loro è questa, patrimonio, cioè, proprio sì, 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 prima che ci fosse Disneyland a Parigi c'era e c'è ancora il parco a tema Asterix in Francia. Parco Asterix. Sì, no, ma è, sì, sì, è il fumetto insieme al coso è il fumetto più venduto al mondo francese. Ah, il Tintin però belga. Tintin che però è belga. Lo consideriamo un franco belga. Sì, è un franco belga e sono sì, i due fumetti. Sì, sì, è franco belga Tintin. Cioè, scuola franco belga perché per i francesi è tutto franco belga e tutto francese per loro. Certo, perché se no noi invece siamo belgi. No, loro ci sta, ci sta in realtà i cugini imbecilli, però i fumetti sì, gliel'hanno insegnati loro a farli. In realtà ci sta pure da dire che oltre a Tintin e a Asterix e Obelix ci sta un altro capolavoro secondo me delle bande dessinée d'umorismo, che è Gaston di Franken. Allora, i francesi quando vogliono fare un certo tipo di umorismo sono molto bravi, però hanno un umorismo molto particolare, molto loro. Sì. Però ecco, sì, però diciamo che scusa, a livello, scusami Simo, dico questo a poco continui, diciamo che a livello artistico Uderzo in questo caso esatto, è molto simile a Franken di Gaston a livello di segno, soprattutto verso la fine, e io vi invito ad andare a vedere, perché ancora mi ricordo quando mia sorella mi riportò, mia sorella più grande, un cartonato francese di Gaston che praticamente lo consumai per quanto cazzo mi piacque. Oltre a quello mi riportò pure un fumetto di Tintin francese, che però me lo rubò la professoressa di francese, penso adesso stia bruciando all'inferno, però va bene così. E niente, insomma, questo dalla chat c'è Jacopo, esatto. Salutiamo Jacopo che ci ricorda Jacopo, che abita in Francia. Esatto. Dice l'ultimo Francia... volume di Asterix uscito l'anno scorso è stato fumetto più venduto del 2019. Esatto, sì. E non è scritto né da Uderzo, che è morto, né disegnato, perché ormai sta in pensione, da Guccini ormai hanno cambiato. Non era morto quest'anno Guccini? Non mi pare, non so. Adesso mi sembrano tante, però 1500 milioni di copie. Allora nel mondo ha venduto 15 milioni di copie, quello è vero. 1500 milioni di copie, no, ma 15 milioni di copie la vendete. Oddio, no, chiedo scusa se rido, però mi fa troppo ridere. 1500 milioni di copie mi fa impazzire. Guccini è morto nel 77. Sì, 77 l'infarto. Uderzo è morto nel 2020, 24 marzo. Ah, Paolo, è vero. Me ne ricordavo che era morto. Porello. Ecco, se c'è vogliamo parlare di qualcuno che collezionava castelli, era Guccini. Veramente c'aveva la passione di collezionare castelli. È vero. Ragazzi, questo è pazzesco. Ecco, se proprio dobbiamo cercare qualcuno che colleziona, non è Alan Moore. Perciò vogliamo. Tu con questo, veramente? Simone, ci vuoi dire che Alan Moore è un novello Guccini? No, Alan Moore non ha mai collezionato. Dimostramelo. Senza diritto, come un punk a bestia, probabilmente. Me lo devi dimostrare che non ha mai avuto un castello. Jimmy Page si è comprato Jimmy Page delle Zeppelin, si è comprato da tanti anni casa con la torre rotonda, quella sì, vabbè, no. Raga, ma le Zeppelin stava fuori come con l'accuso tutti e quattro. Aspetta, fuori ma con lì, l'accuso gioca lo spieghi.
a detta di Jimmy Page, che ha scritto moltissime canzoni, vabbè che tutti facevano la loro parte, però è proprio grazie a quella casa, la Torre Rotonda, a tutta l'eroina che si sparava, che noi abbiamo, e noi ci dissociamo dall'eroina dei capolavori del rock, però, cioè, ricordiamoci, ma non dai capolavori del rock, ricordiamoci che la canzone preferita mia di Led Zeppelin parla del fatto che Gollum rapisce la fidanzata di un guerriero della Terra di Mezzo. Cioè, Ramble On parla di quello, parla che quando la so scoperto ho detto ma che cazzo stiamo parlando, che pazzi. Simo, poi tornando, senti, manda avanti la carovana. Manda avanti la carovana, ok. E niente, quindi dicevo, fondamentalmente, allora, il cartone lo rispecchia in parte, ma è pensato per i bambini, quindi ovviamente è stato epurato di ogni cosa che potesse essere minimamente satirica, quindi totalmente tolti tutti i riferimenti satirici, tutta la roba satirica, passato un po', e ha, secondo me, già il problema che essendo avendo allungato il brodo, ovviamente i tempi comici si perde alla grande. Il film è un totale, è un completo, cioè, approccio, cioè, sbagliato, cioè, ma sbagliato su tutti i punti di vista. Uno, perché sessualizza tutto, cioè fa sta ammiccamenti sessuali che non c'è niente a che vedere con Asterix. La scena in cui loro arrivano la prima volta da Cleopatra, che Asterix vede quella ragazza mulatta, e poi che tra l'altro è più bella della Bellucci, incredibile. Di solito è Obelix quello che si innamora delle belle, esatto. Infatti, e la chicca perché è che sul fumetto è Panoramix. Sta cosa mi è gustata, che nel fumetto Panoramix è sempre, ma che bella signora, è veramente una bella donna. Scusa, chiudo, vero, di solito è Obelix, e per questo mi ha stupito, non me lo ricordavo, che nel fumetto invece di Obelix è lo spirito puro, no? È lo spirito Obelix, ovviamente. Di fronte a una bella donna che fa anche un po' la mamma, lui si innamora sempre. Esatto, è lui quello che doveva averci sta cosa qua, infatti, se non altro, se non aggiunge una trama sentimentale, perché non l'hanno aggiunta a lui, se proprio sentivano questa necessità? Perché sessualizzare Obelix è difficile, non puoi sessualizzare. I cinettrici non volevano avvicinarsi a Gerard Depardieu, perché se lui magari lui perché dopo magari allungava una mano, mi dissocio. No, Gerard Depardieu sessualizza le attrici, mi dissocio tantissimo. Ha fatto troppi film, no, ma più che altro anche perché comunque sia, vedi, cioè, l'intelligenza d'Uderzo e Goscinny sui fumetti è una figata, anche perché comunque sia, vedi, te fa vedere a Obelix che si innamora nella maniera più genuina e tranquilla possibile della qualunque bonita, solito, Palpalà è la prima, è stata quella, esatto, de vagina, ok. Palpalà, però, che era Letizia Gastà sul primo film, esattamente, sì. Però ti fa capire che fondamentalmente tu puoi essere anche un omone alto 2 metri, ciccionissimo, ma se sei buono d'animo poi avi tutte le donne che vuoi, no? Capito? Da sto punto. Che poi non c'è mai, cioè, dato, non c'è mai dato donne, sapere. Lui le donne non le rimedia, però lui le donne non le rimedia. Perdonatemi la mia ignoranza, adesso io faccio una domanda da ignorante. Faccio. A noi lettori c'è dato, perché io ho letto poco Asterix. Cartoni tanti, detto poco. E ci è dato sapere se Obelix è così perché era già tosto il suo, oppure è tosto perché è cascato? No, è tosto pendolone. Perché è cascato. Guarda, cioè, guarda, lui è fisicamente grosso perché è cascato là dentro, o è grosso perché comunque sarebbe venuto grosso e è cascato là dentro? C'è un fumetto, però. C'è un fumetto che io ricordo, cioè non c'è, cioè, dove piccolino rimane a ricascarci dentro quando Obelix cade nel pendolone della pozione. E se non sbaglio, adesso non ricordo bene, ce l'ho detto, ci sono pure i genitori di loro due, i padri, che si assomigliano però a quell'altro, cioè c'è qualcosa. Il padre di Asterix è grassissimo, è grassissimo, di è un piccoletto curvo. È una cosa che mi ricordo, no? Forse. Quindi magari, cioè,
l'ha preso dal padre di Asterix, che è quel fisico. Aia. Ma si saranno scopati le mogli, forse. Eccolo là, socio dalle orge galli, che anche se vorrei associare, esatto, anche orge se galli erano barbari, quindi potete. No, che bello. Credo che sì, nella realtà Panoramix sarebbe fatto di funghi allucinogeni e tipo col sangue, no, di sacrifici alle mani dal mattino alla sera, in una versione storicamente più accurata. Sì, non credo che i druidi fossero la religione più pacifista hippie che ci fosse a quei tempi. A proposito, leggiamo pure altre cose simpatiche. Le 12 fatiche di WoW, che dice: 12 fatiche si chiudevano sulla scena di Obelix che si appresta a trombare. Il cartone, almeno veramente. Sì, perché lui torna lì nell'isola del piacere. Il piacere. Che è l'arbitro che viene premiato. Con l'arbitro, bravo. Ah, è l'arbitro. Quello piccoletto lì, piccolino. Che ha servito bene, è stato precisissimo tutta la gara col naso. Quella musica pure fighissima. Poi Momo invece dice: non so se il fisico dipende dalla pozione. In effetti, vabbè, ma sì, ma dipende dalla pozione. Però ci sta sto fumetto un po' dopo. Sì, un po' no. Anche mangiare Obelix cinghiali interi. Fa l'amore con il sapore. Obelix fa l'amore con il sapore. Sì, c'era una vecchia, che era una vecchia pubblicità. Comunque, curiosità: in Asterix e Cleopatra è l'unica volta in cui Obelix prova la pozione dopo che ci è caduto nel pentolone. Bravo, che vero. Poi c'è la pozione. Verissimo. Dentro una cosa. È l'unica volta. Bravo. È una piccola chicca, però. Questa è una mano, alla fine non dà più niente di che. No, esatto, questa cosa bellissima poi del fumetto proprio, che dice: sì, ma poi io non ho sentito tanto la differenza, bah, finissimo, cioè, tutta la vita a mendicare quella pozione, che poi qui ci stanno diverse gag su come la mendica quando si presenta con la scuffietta egiziana. Bella questa, sì, molto figa. E poi che altri ce ne stanno tanti, io adesso non me li ricordo, però ci stanno un sacco di riferimenti. A me piacciono molto le battute sul lavoro, nel senso che avevamo fatto venire in mente, ci stanno 3-4 battute sul lavoro, sul fumetto, che ad esempio la faida tra Numero Bis e come si chiamava la serpe, quello cattivo, l'architetto nel fumetto, Toccafisso. In ogni cosa è chiamato diverso. Perché uno dice: ma perché, scusa, ci avete poco tempo, tutto quanto, chiama l'altro architetto, va alleato e fate vedere che gli egiziani sono i migliori. E invece loro litigano e la faida viene spiegata solo nel fumetto. Sì, sì, sì. Per l'utilizzo degli schiavi. Certo. Con relative battute, quelli sono lavoratori liberi con le fruste, sì. Ma qua gli orani inumani, lì Panoramix, quando vanno a fare le ispezioni pure il romano, il servizio segreto romano del fumetto, che dice: ma che se non c'è il capomastro, non c'ha gli schiavi, le fruste, ma che fanno, stanno a fare un palazzo? Stai diversi riferimenti e la faida iniziava per il discorso dello sfruttamento del lavoro, che è figo, cioè si parla lì, della storia. Sicuramente ci stanno riferimenti che io personalmente non so, che era molto precisi magari all'epoca su qualche fatto che era successo in Francia. Probabilmente, sì, ho pensato anch'io la stessa cosa per quanto riguarda magari appalti pubblici e tipo faide relative agli scioperi guidati. A me, ragazzi, mi fa pensare ai film di mafia, c'era una volta in America. Era gli anni 60, voglio dire. C'era un boom di espansioni, costruzioni e cose. Ma anche il movimento di sinistra che... quindi le scioperi, le operai. Sì, però qui noi vediamo uno sciopero, cioè diritti, vediamo da una parte diritti degli operai, sì, gli anni 60 in Francia, tostissimo, e da un'altra parte vediamo lo sciopero anche utilizzato come, proprio come lo utilizzavano i mafiosi, cioè sui film magari più americani, cioè vediamo tutti e due i lati della medaglia, sia quello dei diritti che quello di una sfida tra due costruttori. Esatto. Che a me quello E non è la prima volta, cioè non è la prima volta, non sarà la prima volta, perché quando sarà il fumetto su Il Regno degli Dèi, sì, in cui Uderzo porterà per il culo l'urbanizzazione feroce che fu fatta in Francia negli anni 70 delle periferie, e lì pure ci stanno gli operai che usano la leva dello sciopero in maniera molto mafiosa. Figo. Che probabilmente era una cosa sentita in Francia, cioè probabilmente lui non era d'accordo con
cioè si vede che in Francia i sindacati usavano sistemi e metodi che a lui non piacevano moltissimo, e lui li puntualizza un paio di volte, perché due volte ci ritorna su questo argomento, che non è una cosetta, è strano, però è interessante, sì. Capito? Quindi, pur mantenendo vivo il discorso dei diritti, quindi sì. Bello. Complesso. Dicevo, no? Quindi voi mi state dicendo che fondamentalmente i film tratti dai fumetti di Asterix e Obelix li doveva fare Monicelli. Bravo. Cioè, voi implicitamente mi state di questo. Perché... Beh, io non ci pensavo, però adesso che mi hai detto questa bravo, insieme di parole, mi sono Monicelli il nome giusto. Sarebbe stato interessante. Anche se mi ricorda molto, e qui so che Simone apprezza più dice, direi no. il trittico Monicelli, Scola e Petri, sti tre secondo me. Ma Monicelli, ma che volevo citare io, Magni, non vi ricordo Magni, ragazzi, Magni. Anche detto l'africano secondo i fratelli Mastroianni e Vittorio Gassman, cioè proprio no Simo, cioè, Magni è proprio ancora di più, però io credo che comunque non era Uderzo, non era così estremo. Magni è molto estremo come idea di Magni, abbiamo parlato tosti. Però se non l'avete visto veramente, perché Monicelli sì, è la parere giusto, fa ridere e tutto, è vero che un film sarebbe stato fighissimo, un Asterix di Monicelli, ma se non l'avete mai visto e vi interessa perché è un po' legato, Scipione, anche detto l'africano di Luigi Mazzano, sì. Vi fate una bellissima serata, probabilmente ve lo trovate pure sulla Rai, sul Rai Play. Al volo ve lo butto lì, perché è morto due giorni fa, La Tosca di Luigi Magni. Ma soprattutto vedete tutto De Magni, tutto anche, anche le interviste che sono meravigliose. C'è anche un museo a Roma dove ci stanno scenografie e costumi, perché lui seguiva tutto quanto, addirittura i costumi e le scenografie, ragazzi, sono pazzesche nei suoi film. Guardatevi tutto De Magni, perché Magni è uno dei registi, secondo me, italiani più sottovalutati e più bravi che abbiamo mai avuto. Più sottovalutati assieme a Fulci, secondo me. Bravo, Fulci anche. Sì. Sottovalutati, poi secondo me anche Simone negli ultimi anni, perché se parlo con gente dell'età tua e soprattutto i miei genitori, o andando ancora indietro, Magni comunque è un pilastro, come noi magari oggi ci siamo Monicelli soltanto e ci ricordiamo qualcuno lì intorno, invece Magni è uno di loro, cioè uno dei più importanti autori del cinema italiano, amato in tutto il mondo. Però porca puttana, veri, a mo c'ha io voglia di vedere un film di Monicelli su Asterix, vaffanculo. Stasera Brancaleone per tutti. Sì, per forza. Gnotti. Dai. E invece Gnotti. E vi dirò pure una cosa: durante una scampagnata in montagna so visto un Maso, apro la finestra per far scappare sta no, so visto un cavallo che era molto simile ad Aquilante. Era giallo? Non era giallo, ma era maculato uguale, con le orecchie lunghe, quindi... Che bellezza, vabbè, chiusa parentesi. Bello il cinema italiano. Una sera, ragazzi, facciamo una puntata sul cinema italiano. Io vorrei portare all'attenzione una cosa, che è la prima cosa che mi è venuta in mente, perché ho guardato, io Asterix e Cleopatra l'ho riguardato, perché l'avevo già visto. Portaci la tua testimonianza volte, da pater familia. N.000 volte. Esatto. Ma l'ho visto a fianco Leone, che lo guardava per la prima volta. Leone, per chi non lo sapesse, il figlio di Ian. È mio figlio. E alcune cose, un attimo, l'ho tenuto d'occhio lui come avrebbe reagito, perché la caratterizzazione, per esempio, degli schiavi non è uguale per tutti gli schiavi. Certo. Gli schiavi egiziani. Madrone. Alcuni, no, dimmi. Perché gli schiavi egiziani sembrano personaggi normalissimi come tutti gli altri, anzi. C'hanno anche una componente comica nel cartone, è anche divertenti le scene con gli schiavi egiziani. Poi c'è lo schiavetto di Cleopatra, quello leggermente più scuro,
che c'ha questo, questa parlata molto discriminante che non si pare più, quasi marchigiano, che non quasi si fa più, però che è molto discriminante, è una roba, è una roba che non esiste più nel doppiaggio, questo tipo di caratterizzazione per i personaggi del colore. Lì neanche più graficamente, anche nel disegno, e anche il disegno è caricaturale, cioè proprio il costillo a bruni, il nasone a patata. Penso gli ultimi sono stati giapponesi nel 2000 che ancora rappresentavano queste immagini del blackface. Alcune cose mi sono trovato dovergliele un po' quasi spiegare. Poi vabbè, è chiaro che un bambino di 6 anni gli piace le canzoni, è rimasto sparaflesciato da 007, te? Quello pure io da piccolo. 007 te proprio, guarda, ha girato per una settimana dentro casa, sbucando dagli angoli e bisbigliando. Che figata. Porca. E questo deve fare i cartoni animati. Beh, infatti quello che volevo dire è che alla fine della fiera, malgrado i difetti che può avere, malgrado la poca attinenza o non fedeltà totale a quella che può essere l'opera, fondamentalmente, come diceva Simone, il cartone però è per un target basso, per un target dei bambini, e secondo me c'entra in pieno quello che voleva fare. Cioè il cartone comunque il bersaglio lo piglia in pieno, un'ora anche di se non è fedele come uno vorrebbe, come un adulto che ha letto il fumetto vorrebbe, però c'entra in pieno quello che si era prefissato. Il film c'entra in pieno il muro invece. Sì, ma come le mie palle, i Magni forse non colpiva i bambini allo stesso modo, ecco. Certo. Vero. Voi ragazzi, c'è qualcun altro che ci dice quello che pensa in chat, magari del film, qualcosa? Chat, battete un colpo. Comunque sì. Oh, Mr. Rob, è un fricaccio, ciao Mr. Rob. C'è Mr. Rob. Comunque 17 sì. Cristiani che ci stanno a guardare. Grazie. Grazie della sottoscrizione. Oh, mentre pensate a cosa dire, vi annoio io allora con due stronzate su Asterix e il fantastico realismo storico dell'opera. Vai. E questo ci un dettaglio che sicuramente io non so se Uderzo e Goscinny ce lo sapevano, era per ridere, ma è vero. Davanti alla Sfinge e alla piramide, come davanti a un sacco di meraviglie dell'epoca, c'erano già i banchetti che vendevano le statuine in miniatura, riportati da autori e da storici e così via. Sin da quei tempi esistevano. Ah, questo non lo che so, ce lo sono sapere. Questo perché sì, facilmente io pensavo una presa per il culo dei tempi moderni. Questa è una chicca. Vabbè, lì è caricata, era, non è che era un business come oggi, con che ne producevano in Cina e ne portavano. Però c'era... c'era. No, Gaspar, il contrasto di lavoro tra schiavi e lavoratori liberi nell'antica Roma, per chi ha studiato la storia, è stata una cosa che ha condizionato la loro economia e ha portato anche a guerre civili, che fosse accettato. Ma quindi Conte, tu mi stai dicendo che uno poteva tranquillamente comprasse la calamita da attaccare sulla l'anfora a dotenialo vi, tipo una cosa del genere? Calamita no, adesso. Però chi faceva le anfore, che di solito era uno scalpellino, sicuramente poteva personalizzartele, e ce ne sono un sacco di esempi. Ma sì, che figata, vero, i nomi non di famiglia. Ma tu pensa agli accessori che vendevano al Colosseo, tipo la tazza del tuo gladiatore preferito? Ci sono ancora diversi gladiatori con il nome, il merchandising dei guerrieri, cioè era qui tempi. Cioè, non ci siamo inventati proprio un cazzo. Come ricordatevi, il pollice verso era raro, non per bontà, ma perché un gladiatore poi dovevi rimborsarlo se lo facevi uccidere, e costava, era come ammazzare Inzaghi, poi devi pagare il prezzo di il calciatore. Io mi dissocio assolutamente dall'ammazzare Inzaghi. Però il presidente dopo si caga sotto prima di girare. È sempre una cosa un po' problematica. Lo stadio lì, sono fomentati, però un attimo. Calmi, vediamo, ieri lo teniamo in panchina. Vabbè, ha sbagliato, ma però dai, bravo coglione. E l'ultima chicca, poi, che questa c'entra poco ma interessante. I Galli sono mai arrivati in Egitto? E la risposta è sì.
Un'intera legione di 2000 persone, i Gabiniani, che ai tempi di Cesare erano stanziati in Egitto, erano dei soldati per Tolomeo, quindi per il fratello di Cleopatra, e hanno combattuto prima contro Cleopatra, poi contro Pompeo, poi contro Cesare. Nonostante tutto, hanno perso praticamente tutte le volte, e poi Cesare li ha liquidati in maniera definitiva. Però una battuta, la guerra civile dell'antica Roma è stata condizionata anche da dei galli in Egitto. Comunque. Esatto, e sono riusciti a combattere con quasi tutte le fazioni. Posso fare una battuta brutta? Comunque, questi qua, nonostante tutto, erano degli egiziani biondi. Ci sono queste testimonianze strane di... Cioè, praticamente il conte... Ah, questa è una chicca proprio, che conte. Si consideravano egiziani, e poi soprattutto... Ma tu ci stai dicendo che loro hanno combattuto e hanno perso sempre? Perso sempre, cioè a conti fatti le fazioni per cui combattevano le guerre le hanno sempre perse, le singole battaglie le erano hanno già vinte, francesi a quel tempo. Allora c'è Maria Rita Lombardo. Maria Rita Lombardo che fa una crasi di tutta quanta la nostra analisi e puntata in tre righe nette, ovvero dice: il fumetto come deve essere, il cartone come può essere, il film come non deve essere. Sì, è condivisibilissima, sì. Questa cosa è il tono della sintesi, poi a differenza nostra. Esatto, vero. Io comunque stavo vogliamo parlare la... dei meravigliosi costumi del film, che sembrava i cosplay fatti male. I colpi, una roba cosplay brutti di Luca, imbarazzante, belli, Asterix è il più inguardabile di tutti, proprio con quella polo nera, sì, che indossava così proprio, nonna. Io mi ricorda un Halloween di quando avevo 16 anni, che ci stavamo un po' d'amici, tutti mascherati, ci eravamo organizzati per tempo, capito, chi più chi meno, e uno che era arrivato 5 minuti prima, ambriaco, fico, stava e fumato, ho detto vabbè, dai, che dovevamo andare a una festa, che ci vuole. Preso due calzettoni a rombi, se l'è tirati su, ha preso un kilt che era la corna della madre, se l'è messa, e ha preso una parrucca con le corna e un martello. Era la creatura più orribile che si fosse mai vista, con la faccia della terra. Non aveva un senso logico. Scarpe da tennis, ovviamente, indossava, e quasi che era meglio di Asterix su quel cavolo di film da 300 miliardi di franchi, che è costato come 7 volte quello che danno le balie in 4 anni. Vabbè. Guarda, per ristabilire il fatto di aver visto un film di merda come Asterix e Cleopatra in live action, potete vedere anche su Amazon Prime, visto che stiamo in casa, Amazon, facciamo pubblicità al nostro boss. Sempre sia lodato. Già. Glieli scemo lo pelo e gliele chemo lo culo, come si suol dire. Ci sta Vita da zucchina, vedetevi Vita da zucchina, è un film fatto tutto in stop motion con la plastilina, che parla, che è abbastanza drammatico, e io personalmente, finito a vedere il film, a inizio dei titoli di coda sono letteralmente crollato. Non mi sto a piangere come un frigo, e non bambino, ha smosso la zucchina, esatto, ma ha smosso la zucchina inside of me. Bene. Tutti abbiamo una zucchina inside. No, però seriamente è un film della Madonna, e vi consiglio di recuperarlo tutti quanti. Vita della zucchina, c'è su Amazon Prime. Sì. Ve lo butto lì, ragazzi, noi, perché comunque adesso qua in connessi siete 14, però alla fine ci siamo sempre un centinaio di persone, proprio c'è una media fissa di 100 e fischia persone che guardano una cosa, quindi sto parlando anche a voi che lo seguite in differita questa cosa, o che lo vedrete sul canale Il Corto dell'Arrabbiato, anche su YouTube. Anche sul canale YouTube, bravo Simone. Infatti, vogliamo iniziare anche per le prossime volte di questo format, o in generale vi piacerebbe vederci, trovarci una sera e vederci film su Amazon in maniera condivisa? Amazon, il watch together, dopo adesso magari qualcuno più bravo di me ve lo spiega, però nel senso, Amazon Prime, sempre per dare una bella risciata a Jeff Bezos, che un giorno ci porterà nel pianeta Bezos. Amazon Prime Video
o nel quartiere Bezos, o nel quartiere Bezos, o nella città Bezos su Marte. A sto punto, io punto. Cioè, ma io guardo, io punto solo a ricevere tanti Bezos da lui. Tanti bei Bezos, bravo Simone. Anche Carlo vuole i Bezos. Io voglio proprio andare a vivere sul pianeta Bezos. Con Francesco andiamo. L'erba su Bezos è un problema. No, la compriamo su Amazon Prime. Noi, cavolo, esatto. Continuiamo a fare un pianeta, è un problema. Non deve crescere, allora, nulla. Comunque... basta che un corriere ce l'ha, un corriere sottopagato ce la porta. Allora, bisogna dire questo: per fare il watch party, bisogna innanzitutto essere iscritti al canale nostro. Iscrivetevi. E se avete appunto Amazon Prime, l'iscrizione è gratuita, quindi non spendete nulla. Nel caso non ci avete l'iscrizione, ovviamente dovete pagare, ma anche nel caso in cui pagate, una volta iscritti, fondamentalmente noi vi giriamo un link dove poi si vedrà tutti insieme le e si commenterà nude. In tempo pagate, reale. Pagate, vi diamo le donne nude. No, esatto, in tempo reale si commenterà tutto quanto. Sì. E sta cosa è fighissima, perché io sta cosa l'ho fatta con il mio amico Rob McQuack, commentando, non mi ricordo quale film, sulla piattaforma di Amazon, però mi ricordo che fu una bella esperienza, perché comunque sia stai in tempo reale coi commenti, tutti quanti vedono la stessa cosa contemporaneamente e tu fondamentalmente è come se mettessi un film a casa tua, sul divano. Non decorreggo, ma aggiungo informazioni. E... ogni utente che guarda, perché chiaramente ci sarà uno di noi che sarà l'utente base, probabilmente esatto. Il profilo stesso del Lungo Corto all'Arrabbiato, e condivideremo il link per andare a vedere lo stesso film in chat. In quel caso, ci avremo solo la parte, cioè praticamente uno di noi manderà il film. Ma in sottofondo non lo riprodurremo perché non possiamo, chiaramente. Ma ogni utente potrà saltare parti o andare avanti e muovere il video liberamente durante il corso del film? Sì. No, ve lo vediamo. C'ha il proprio sì, no, però in ogni caso, cioè, non è che sono condizionati dalla nostra riproduzione. Ah, beh, però ve lo vedete all'inizio, alla fine, cioè, se siamo un film, no, vuol dire il cinema. Amo, deteci tempo di organizzarci e facciamo pure questa, raga, certo, quindi abbiate pazienza. Se avete voglia, noi sul profilo Facebook, sulla pagina Facebook e sugli altri social, comunque manderemo un paio di sondaggi da domani. Dove mandiamo un po' di sondaggi, dove valuteremo questo aspetto, quindi dite la vostra, valuteremo il qualche prossimo titolo fumetto, lo proponiamo noi magari, esatto, e per i prossimi format, sia per quanto riguarda i fumetti da approfondire nel format Venite già letti, che sia le pellicole e i fumetti da leggere per il format di stasera. Fedeli con Alta fedeltà. Secoli fedeli a chi? Gesù Cristo nostro Signore. Fedeli alla linea. Lui era partito per di fedeli alla linea. Io ero partito per quello. Conosco i miei muli. però veramente, dai, Amazon Prime c'è anche tanti film, se vogliamo vederci lì a scazzo c'è pure bellissimi film italiani, comici, c'è un sacco Monicelli, c'è un sacco di roba. Vabbè, torniamo sì, allora stay. Adesso quindi diamo l'appuntamento per mercoledì con Venite a Gialletti, che c'è sta l'ultima parte di V per Vendetta, giusto? Può essere? Ok, l'ultima parte di V per Vendetta, e vi invitiamo ovviamente a seguirci qua su Twitch, a cliccare sulla campanella per ricevere tutte le notifiche del caso durante l'attivazione delle varie live settimanali, a mettere mi piace sulla pagina nostra di Facebook, che è Lungo il Corto dell'Arrabbiato, ma soprattutto ad invitare i vostri amici lettori. Esatto, e non lettori, anche i non lettori, ma soprattutto i non lettori che pensate potrebbero diventare lettori. Sì, esatto. Esattamente. Potete parlarci dei fumetti che vi piacciono, li portate qua, noi li facciamo il lavaggio del cervello e facciamo innamorare del medium.
Quindi ragazzi, diteci e portate. Ah, e seguiteci pure su Instagram, tra le altre cose. Per tutte le varie informazioni del caso c'è anche il gruppo Spaccio Fumetti, che come sapete è il gruppo creato da Carlitos, ma quello... è più un gruppo generalista, ragazzi. Però anche lì mandiamo i nostri aggiornamenti. Trovate anche le informazioni. Sì, come in tanti gruppi. Quello è un gruppo dove si vuole parlare di fumetti. Quello lì, se volete parlare in maniera libera, quindi postare come facciamo noi le vostre attività inerenti ai fumetti, se volete soltanto chiacchierare, se volete lurcare, venite su Spaccio Fumetti, perché praticamente, tranne io, Simone e Gerardo, che se c'è qui con noi lo salutiamo, siete liberi di fare tutto quello che vi pare. Rispetto i tre semplici regole: si parla di fumetti, non si insultano gli altri, e la terza qual era, che non mi ricordo mai? Ma non ci stanno, no, sono quelle due. No, allora due regole. Sono due regole, sì. Due regole, ragazzi. No, la terza tre suona meglio. Non fatemi incazzare. No, non è vero. Simone è sempre incazzato. No, non è vero. Anche questo. Bruno, se lo spaccio si parla di castelli. anche. Ah, Bruno. Porca miseria. Vabbè, ragazzi, c'è qualcos'altro che vogliamo dire su queste storie di Arthrix? Così. Ma guarda, molto probabilmente abbiamo detto tutto. Siamo sviscerato anche più del dovuto, secondo me, sviando su vari argomenti. Io c'era una cazzata, ma una cazzata che mi è venuta in mente quando Carlo ha detto l'ultima cosa, i riferimenti storici, a sto comando dei romani, comando, legione romana, regione gallica romana in Egitto. Ma voi avete notato che nel fumetto i pantaloni dei soldati romani non sono i classici gonnellini, ma sono dei pantaloni blu a bolli bianchi, classici dei galli. Io non so se voleva dire qualcosa, ma a me c'era cascato l'occhio. Però non lo so. Secondo me era più funzionale la stampa, può essere. Cioè, alcuni hanno i gonnellini, altri non ce l'hanno. Però è diverso. No, alcuni hanno i gonnellini, altri no. No, è diverso. Vabbè. È una cazzata. Così, finita. Ho detto la cazzata finale, ragazzi. Stai andando a vedere Carlo? Vedo che Carlo sta a testa bassa. Stavo un attimo dando un'occhiata, ma su 200 pagine di Asterix in una raccolta, quindi a mo non lo trovo. Devi andare sulla pagina in cui loro vengono arrestati, ad esempio. Quando vengono arrestati per la torta? Pagina 124, ultima vignetta in fondo a destra, anche voi, Pagina 126, ultima vignetta della pagina sinistra, 126, ultima vignetta. Sono pantaloni, onestamente non sono così esperto di vestiti antichi, hanno questi pantaloni braghe, bordio legato, io dico nel fumetto che vengono blu usati a puntini, però non so dirti da dove hanno preso questo costume qua, che non è il classico costume romano manuale. Che noi vediamo a pagina 139. No, ma queste sono guardie egiziane, quindi greche in teoria, visto che sono guardie di Cleopatra. Ah, ok, chiaro. E quindi hanno comunque un abbigliamento diverso dai romani. Pensiamo sempre che comunque Cleopatra e i Tolomei regnavano in Egitto, ma erano arrivati con Alessandro Magno come conquistatori, non erano degli indigeni egiziani comunque. La scritta Tolemaica era greci. Esatto, viene fatta la battuta con i mezzi greci, insomma. Viene fatta nel film, se non sbaglio, nel vero? Film, sì, la riconoscono questa cosa, l'hanno tirata fuori. La tirano fuori. Perché negli anni 60 Cleopatra era considerata molto egiziana, poi appunto col politica di correct si tende a fare la differenza, perché come dire, l'India, la regina d'Inghilterra è un simbolo dell'India perché l'ha governata per un certo periodo. Infatti, quella era la stirpe greca, Alessandro il Macedone, certo. Sensibile. Vabbè, sono passati 2000 anni, chi se ne frega, penso. Va bene allora, ragazzuoli. Ce ne andiamo a dormire? Sì, dai. Si potrebbe. E proviamo a raidare qualcuno di nostra conoscenza, tra cui il buon Victor, visto che c'è. Sì. Non so cosa stia facendo in questo momento. Ma mi sa che sta con Rob McQuack, con Roberto a fare. Sì, Victor, vero, Rob. Sì, vero. Bene. Vado. Io invece vado a vedermi The Boys. Bene, bene. Per domani. Io e buona Carlo missione, vi aspettiamo domani sul canale dei Matioski. Bene. Grazie, io. Grazie a tutti. Si va in... Ragazzi. Ciao, ragazzi. Ciao. Un piacere. Alla prossima. A mercoledì.
Sto raidando. Pazzesco. Stai raidando? Sto raidando. Hai raidato per la tua prima volta? Pazzesca. Sto... Eh? Si va. Siamo ancora online? No. Siamo raidati. Dalla puntata, oggi pure. Dalla puntata, mi è piaciuto. Dai, hai visto che nonostante l'argomento tu non eri fiducioso, crack, invece è stato...